dal track di RTL 102.5 alla sala stampa del Centrale qui agli internazionali BNL di Tennis d'Italia. Lorenzo Sonego ieri sera ha festeggiato con noi, ti abbiamo portato un po' a fortuna perché hai vinto il primo turno qui agli internazionali. Sì, infatti penso di venire un po' più spesso da voi, magari se mi prendete a tempo pieno io ci sono. Va bene. Niente, mi sono divertito come un pazzo e magari se mi chiamate di nuovo. Guarda, quando vuoi, vieni stasera, domani. A questo punto devi venire alla vigilia di ogni match perché la tradizione va rispettata. Sì, sì, comunque è stata veramente una partita fantastica. Un pubblico che mi ha sostenuto come non mai. È veramente un divertimento così poche volte nella vita capita. Guarda, noi abbiamo dato la notizia in diretta. Tra l'altro c'è un karma che ti lega a RTL 102.5 perché ero in diretta con Angelo Binaghi. Quindi col presidente della federazione un secondo prima tu hai vinto, hai messo a segno il match point e quindi lo abbiamo annunciato in diretta con Binaghi su RTL con un boato del Centrale che ti accompagnava. È stato un momento bellissimo. Sì, veramente, un'emozione fantastica. Infatti Roma è Roma, cioè tu appunto sei andato avanti due turni in Australia eccetera, però credo che Roma sia un'altra cosa, senza nulla togliere ovviamente. No, Roma in casa è il torneo veramente più bello e infatti vorrei continuare così, vorrei fare un altro turno. E allora mi pare perfetto, tu torna a RTL, annunci qualche disco, fai qualche oretta di DJ, qualche ballo reggaeton se mi mettete. Allora mettiamo J Balvin e Lorenzo Sonego torna a RTL pronto a vincere poi anche il secondo turno. Tanto ieri abbiamo fatto così, cuorna bi cuorna. Ma alla fine è andata bene. Sì, è andata bene. Un po' di scaramanzia. Grazie Lorenzo. Grazie a voi. Ti aspettiamo sul track allora. Sì, arrivo. Bocca al lupo, a dopo, arriva anche lui.